molti colleghi per ironizzare mi hanno chiesto stamattina, ma l'agenda è arrivata. E che cosa serve l'agenda del 2019 se i rinvii vengono fatti al 2020 e al 2021? Non serve a nulla. Continuiamo a fare delle udienze infrasettimanali, a venire il lunedì, il martedì, il mercoledì e giovedì per prendere dei rinvii. La materia del lavoro è ferma, c'è col problema che incombe da parte dell'AIEME, una situazione di fallimento, decreti giuntivi, esecutorietà dei decreti giuntivi non sono stati rilasciati. Quindi c'è un problema reale sul funzionamento e sulla risposta per quanto riguarda la domanda di giustizia. Tribunale di Vallo della Lucania, infocata assemblea degli avvocati. Questa mattina le toghe si sono ritrovate per confrontarsi sulle tante troppe problematiche che si registrano all'interno del Palazzo di Giustizia. L'assemblea è stata convocata dal presidente dell'Ordine, Michele Barbato, ritenuto che le problematiche più volte denunciate tuttora permangono e anzi i ritardi nella trattazione dei giudizi civili e lavoro si accompagnano ad ulteriori disservizi, quali differimenti infrasettimanali, la fissazione di udienze pomeridiane, il gravissimo ritardo nel rilascio dei decreti ingiuntivi e dei decreti di esecutorietà in materia di lavoro. Nell'ultimo anno sono state emesse solo 490 sentenze, difficoltà soprattutto nei processi civili, ma a soffrire è anche il penale. Della situazione di Vallo è stato chiesto l'intervento del presidente della Corte di Appello, così come annunciato questa mattina dal presidente Barbato, che ha chiesto l'interessamento di tutti i colleghi. Abbiamo cercato di far intervenire sulle problematiche del Tribunale di Vallo della Lucania il presidente della Corte d'Appello. Abbiamo fatto una riunione che è durata circa 4 ore col Presidente della Corte d'Appello, al quale abbiamo chiesto soprattutto degli interventi dei magistrati su questo Tribunale, perché non è possibile che per quanto riguarda l'anno scorso sono state emesse solo ed esclusivamente 490 sentenze, mezza sentenza d'avvocato. L'avvocato in questo momento ha un ruolo particolare, vive un disagio economico. Al di là della risposta di giustizia per il proprio assistito, ma vive certamente un disagio economico, non riesce a far fronte alle proprie spese. Ma questo a che cosa dovuto? Soprattutto alla lentezza con la quale vengono svolti i procedimenti, soprattutto i procedimenti civili. Per quanto riguarda il settore penale, si è avviati già ad una soluzione diversa, tant'è vero le prescrizioni sono iniziate a diminuire, non sono come per gli anni precedenti. Noi abbiamo 3 volte a penale, abbiamo quasi tutti i magistrati a penale, al civile non c'è nessuno. La risposta noi la chiediamo soprattutto nel settore civile, che ci devo dare delle risposte serie e dei provvedimenti immediati. Abbiamo proposto un documento al presidente del tribunale nel maggio del 2018. Sapete quando ci hanno risposto? Con i tempi della giustizia, dopo circa 6 mesi. Questo è il modo di vedere la giustizia. La giustizia merita risposte immediate. Noi siamo qui per ascoltare ed ottenere il vostro sostegno sull'iniziativa che andremo a prendere.